Sanremo. Incredibilmente atteso, anzi si dice che non c'è festival se non c'è Achille Lauro ed è con noi nel salottino virtuale di Radio Bruno. Ciao Lauro, benvenuto. Ciao, ciao, che piacere, grazie l'invito. Me la commenti questa frase perché l'hanno battuta in tanti, cioè il fatto che non c'è festival da qualche anno a questa parte se non ci sei tu. Beh, non so, lo lascio dire agli altri, arriverà anche il momento in cui non ci sarò. Beh no, diciamo che io sono molto affezionato al festival, mi ha dato tanto. Sono partito da Rolls Royce, poi siamo passati per Menefrego, ho avuto l'onore di essere super ospite 5 sere, penso forse non tanti nella storia del festival hanno avuto questo onore, sicuramente Tiziano Ferro, non ricordo chi altro. E, però quest'anno mi sono voluto. Non ho temuto di rimettermi in gara, perché alla fine io ho vissuto sempre un po'. Quando gareggiavo da super ospite e quando facevo il super ospite da persona in gara, no? Cioè ho sempre cercato comunque, in qualunque caso, di costruire uno spettacolo, sia quando ero in gara, sia appunto quando potevo fare semplice promozione, magari no, il super ospite magari va lì, si fa la promozione all'album, invece io comunque ho costruito uno spettacolo, quindi magari per questo che ho dato sicuramente il mio piccolo qualcosa ho dato al festival. Mentalmente qual è la cosa che ti affatica di più? Cioè è stato più difficile essere super ospite, quindi dover costruire delle performance in queste vesti, o essere invece in gara? No, ma in generale la cosa complessa è il poco tempo a disposizione per far capire tutte le chiavi di lettura della performance, che non sono mai provocazioni fine a se stesse, ma c'è sempre un concetto dietro. Cioè guardiamo anche quello dell'anno scorso, era un viaggio nei generi musicali, non era solamente un costume, tutte le performance ogni sera era riferita a un genere musicale, per esempio. Allora arriviamo a fare una lettura insieme almeno della performance che abbiamo potuto vedere. Hai inaugurato tu il festival quest'anno con la tua Domenica, con tanto di coro gospel e non un coro gospel qualsiasi, una performance che ha fatto parlare, ma tu lo fai inevitabilmente. Ci aiuti, per chi non dovesse aver colto, no, i riferimenti, a capire che cosa volevi trasmettere? Allora, partiamo dal presupposto che appunto ho avuto l'onore e la responsabilità di aprire il Festival di Sanremo, che il brano era Domenica ed ero accompagnato appunto da un coro gospel direttamente da New York, molto molto importante, artisti pazzeschi che vivono la musica veramente con una spontaneità incredibile, stupendo lavorarci. E fondamentalmente appunto il brano è spensierato, leggero, io vengo da una serie di Sanremi molto carichi, e dove il costume è anche fatto da padrone quanto la canzone. Questa volta appunto volevo portare qualcosa che fosse un nuovo inizio, cioè arrivare diciamo senza niente, ok? Quindi l'esatto opposto, mi sono chiesto qual è l'esatto opposto delle persone che oggi, che cosa si aspettano? Le persone oggi si aspettano un grandissimo vestito, qual è l'esatto opposto? Il nulla. E quindi questo per me era un grande nuovo inizio. Il battesimo simboleggia proprio il nuovo inizio, l'omaggio alle nuove esperienze, l'omaggio alle prime volte, cioè in realtà è un grande omaggio con anche un concetto molto nobile dietro. Poi quello che è spettacolo inizia e finisce sul palcoscenico, non deve essere per forza una provocazione, non deve essere per forza qualcosa che offende, è semplicemente spettacolo. Vuoi commentarle però le parole, quelle di chi ha scritto, di testate che hanno parlato della blasfemia addirittura di questo festival? Non hanno capito forse? Vabbè, no, è giusto che comunque ognuno abbia il proprio parere, secondo me. Cioè, anche giusto, cioè ci sta che quando ti esponi cose ti facciano discutere. Siamo tantissimi in Italia, siamo 60 milioni, forse qualcosa di più. Ed è giustissimo che anche ognuno abbia il proprio parere. Come una canzone può piacere o non piacere, una performance può piacere o non piacere, può essere capita o non capita. Non è di certo il mio obiettivo essere capito da tutti. Certamente in generale nel mondo dell'arte, non voglio dire che la mia sia arte, perché sarebbe presuntuoso, però in generale dico che nel mondo dell'arte le rappresentazioni artistiche
non è di certo la prima volta che succede, non c'era nulla di offensivo da parte mia, non c'era la volontà di offendere. Hai fatto bene a sottolinearlo. Arriviamo a venerdì, quando calcherai il palco insieme a un pezzo della storia della musica italiana con una canzone meravigliosa. Ci racconti brevemente come è avvenuto proprio l'idea di venire al festival nella serata delle cover con Loredana. Allora, l'ho già detto, Loredana per me è un'artista incredibile, è una voce pazzesca ed è una donna incredibile, con una storia veramente importante. Lei, diciamo che è molto, secondo me è molto vicina a me, perché entrambi abbiamo messo e mettiamo l'emozione e lo stato d'animo al centro poi delle nostre canzoni e delle nostre interpretazioni, quello che sia. Quindi la vedevo molto vicina, sai, la scelta di portare un featuring, insomma, non è mai molto facile, perché devi trovare qualcuno che sia affine. Non è solo una questione, per quanto mi riguarda, di marketing, ok? È una questione proprio di affinità artistica, cioè tutte le scelte che cerco di fare sono sempre, poggiano sempre le fondamenta su scelte artistiche, cioè coerenza, affinità, appunto qualcosa che diciamo è molto vicino a me. E Loredana, con Sei Bellissima, un pezzo stupendo, uno dei pezzi più belli della musica italiana, che gode di un dualismo tra le strofe e il ritornello, cioè il ritornello ultra pop popolare e invece le strofe struggenti, devo dire sono onorato di poter condividere il palco con lei. Vorrei chiudere parlando ancora una volta di una tua idea di sperimentazione. Sarai il primo in Italia e, se non sbaglio, anche in Europa a performare nel metaverso grazie a Roblox. E come ti è venuta questa idea, questa voglia di entrare nel virtuale? Perché insomma ne abbiamo di virtuale in questi ultimi due anni, Allora. Ne abbiamo avuto. Allora, qua ci sono da dire un paio di cose. Prima di tutto è, penso, forse il primo evento al mondo con una fashion house, diciamo una casa di moda, e un artista. È il primo evento virtuale nel metaverso. E quindi sono molto contento. Per il resto devo dire questo. Io faccio, oltre diciamo a quello che poi le persone vedono, la musica, quello che è la mia passione, faccio tante cose, lavoro a tantissimi progetti, non mi fermo mai. E lavoro anche con tanti ragazzi che come me magari in altri ambiti propongono qualcosa di diverso, di innovativo. Cerchiamo di unire le idee per avere un approccio diverso su anche diversi settori. E tra tutti questi mi è capitato di lavorare con un ragazzo molto ferrato su questo argomento. Vabbè, diciamo una squadretta, perché Gianbattista De Stefani, Leonardo Vigolo e Gianluca Comandini. E loro, appunto, la loro passione è questo, quindi abbiamo, diciamo, messo insieme semplicemente quello che è il mio mondo e quello che è loro. Sai, come io cerco di portare magari qualcosa di diverso, è pieno di ragazzi talentuosi che in altri ambiti fanno lo stesso, magari non hanno la risonanza mediatica, ma è giusto riconoscere anche il talento. Non da meno l'operazione che abbiamo fatto al One Night Show a dicembre, cioè un concerto, abbiamo fatto un concerto con la creazione di un'opera d'arte digitale live, che poi è stata venduta in serie. Abbiamo raccolto $100,000 e abbiamo donati al reparto di cardiochirurgia pediatrica del San Donato a Milano. Quindi dai, siamo aperti a tanti progetti e a tante belle cose. Non ti fermi mai, non trovi sosta, non trovi pace, ma credo che questa sia l'arte, no? La continua ricerca. Sicuramente la continua ricerca, poi l'arte lo faccio dire agli altri quando vorranno dire. Infatti l'ho detto io, quindi poi hai semplicemente ribadito quello che avevo detto io, assolutamente. Lauro, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi, è sempre un piacere, davvero. Piacere mio. E non vediamo l'ora di rivederti già da questa sera e poi domani con Loredana, grazie. Ciao, speriamo di vederci presto, ciao. Ciao.